se no si rischia di cadere in quel qualunquismo, in quell'indifferenza che poi lega le mani a tutti, perché sembra che dei problemi non si possano nemmeno affrontare. Invece facciamo vedere che ci sono persone che li hanno affrontati e li hanno risolti. Allora probabilmente faremo tutte le nostre azioni, il nostro impegno sarà rivolto all'idea di una maggiore speranza e quindi una maggiore concretezza e possibilità di raggiungere gli obiettivi. Io direi che se vogliamo fare le domande, io ne vorrei fare una per esempio, ma se volete venire qua al microfono a farle o qualcosa. La mia domanda è, non so se tu sai cos'è la democrazia diretta, ma tu hai detto se lui avesse avuto dietro di sé Sankara sarebbe ancora qui. È opinabile questo, perché se lui avesse avuto una democrazia diretta nel suo paese, allora sì, lui non diventava più un target, ma torniamo al discorso di John Perkins che doveva minacciare la metà più degli abitanti del Burkina Faso. Però vorrei sapere cosa ne pensi del fatto di collegare Sankara alla democrazia diretta. No, sì, in realtà io mi riferivo al fatto che giustamente il concetto può essere letto in due modi, cioè il non essere lasciato solo, e sia dal suo stesso popolo, ma in questo senso lui fu la sua grande ossessione di tutta la sua carriera politica era di poter lasciare qualcosa al suo popolo. Infatti oggi lui è rimasto nell'immaginario della sua gente, che però probabilmente nulla ha potuto contro giochi che erano troppo al di sopra, insomma, di quel tipo poi di popolazione il cui obiettivo principale è quello di sopravvivere. Ma io dico, è stato lasciato solo soprattutto dall'Occidente, perché nel mio modo di pensare, comunque sia, nel bene o nel male, dovrebbe essere comunque sia l'Occidente a dare un esempio, perché è quello che a livello economico e sociale comunque sia ha i mezzi per cambiare le cose. Probabilmente gli stati che da soli, lasciati a loro stessi, non ce la farebbero. E allora io dico, per poter vedere un mondo migliore, per poter vedere veramente un sistema anche economico migliore, sociale, i primi che devono cambiare sono gli stati occidentali, perché da loro, è vero, oggi assistiamo a dei movimenti che sembrano smentire questa tesi, perché per esempio tutte le ribellioni che sono state nel Nord Africa sembrerebbero far vedere un vento nuovo anche là, e quindi che sia possibile arrivare ai cambiamenti anche a partire dal basso, dai singoli stati. Però io penso che questa situazione non raggiungerà mai una stabilità, e quindi è ovvio che stiamo parlando, siamo ai confini, diciamo, dell'utopia. Però non potremo mai raggiungere una stabilità e quindi un mondo veramente migliore senza che chi ha le armi per poterlo creare non migliori se stesso e non si ponga in condizioni di poter agire. Oggi noi come occidentali non possiamo creare un mondo migliore perché probabilmente non siamo migliori degli stati in cui vorremmo intervenire, e quindi solamente cambiando noi stessi e quindi aiutando i moti di popolo, aiutando i personaggi, aiutando i leader di cui tanto avremo bisogno che magari si sviluppa anche in questi stati, potremmo veramente tutti insieme cambiare le cose e produrre un mondo migliore. Sicuramente non loro da soli e non noi in queste condizioni, anche se si dice che si può esportare la democrazia, il problema non è quello. Mi sa che... Sì, ma invece chiedo a Salvatore Vittorio, dice l'Occidente può aiutare, ma l'Occidente che mi risulti è Rothschild, Rockefeller, quindi cosa possono fare questi poveri personaggi come Rothschild e Rockefeller? E per quanto riguarda i moti di piazza, ma esistono moti di piazza non finanziati da Soros? E se esistono, sono quelli spagnoli? Come giustamente fa intuire la domanda di Max, anche i cosiddetti moti di piazza sono spesso delle cose organizzate. Se voi pensate alle guerre in Libia, dietro questa guerra in Libia c'è, a parte il petrolio, ovvero voler nazionalizzare una società come la NIC, che è la società nazionale degli idrocarburi che sta in Libia, che era pubblica, statale, in mano dello Stato, adesso la vogliono in realtà scomporre, smantellare per dividersela le varie società come Exxon, Shell, le varie grandi imprese petrolifere. Dietro ancora alla rivoluzione libica, che si va a pensare appunto sia stata soltanto organizzata, e Max ha fatto i nomi dei Rothschild, che è una delle famiglie bancarie tra le più importanti al mondo, quella che detiene un po' le redini del potere, in realtà c'è anche un'ideologia che
riguardasse Gheddafi, collegata al fatto che lui voleva creare una sorta di banca africana, cioè lui voleva sostituire il Fondo Monetario Internazionale, che è retto sul dollaro, e voleva creare una sorta di fondo monetario africano. Quindi ovviamente tutto ciò è in contrasto con l'ideologia europea e americana, che ovviamente è basata sul dollaro, sul sistema debito, che quindi crea altro debito e quindi rende poi schiavi cittadini europei e americani. Se ci sono altre domande... E poi dopo mi rispondere però su Soros che finanzia i morti, e forse l'unico, quello spagnolo, forse sembra non finanziato al momento. Complimenti ai due autori, dopo sono felicissimo di comprare il libro, e io ho copie dei bianchi, però io la lezione sono io che avrei dovuto farlo a voi, invece siete voi che la state facendo a me. Questo presuppone una certa ignoranza di tutta la mia generazione, e quindi c'è molto da riflettere, però è un'ignoranza anche dovuta e che i potenti di allora non hanno permesso, no, di studiare, di vedere e di andare dentro ai problemi e risolverli su una prospettiva di futuro. Per esempio oggi abbiamo un inquinamento ambientale pauroso, abbiamo adesso due referendum, no, importantissimi, tanto dell'acqua che quello del nucleare, e qui invece questi stanno mettendo in atto tutti gli strumenti affinché i potenti comandino ancora, e cioè cose assurde succedono e succedono in Italia e succedono nel mondo. Questo è un piccolo vostro contributo affinché queste cose non si realizzino, queste indietreggiamenti paurosi. La capacità nostra è quella ecco, noi non ci, qui dovrebbe essere una, sono venuto perché un amico mi ha detto, dice guarda che stasera facciamo così con Ambrogioni, questo. Bene, dico vengo, e stavo lì a Foligno, io non passavo sulla macchina perché stanno facendo giustamente, forse, no, giustamente, via l'aspetto ludico, bisogna anche un pochettino, qui si è giovani, se no iniziate proprio serie. E io non passavo con la macchina perché si sta facendo la notte rosa, cioè no, una festa per tutta la notte. E dico accidenti, insomma, io invece ecco vado, e qui dovrebbe essere piena questa sala, no? E invece non è così. E questo è un pochettino, ci colpisce, però. Mettendo in piedi queste cosettine, il Colosseo non è fatto con una pietra unica, ma è fatto o anche una volta antica di un palazzo, è fatto da tante mattoncine che poi costruiscono un complesso, e questo è un mattoncino per andare sulla buona strada. Grazie. Il nostro compito è proprio quello di formare vari mattoncini, stiamo cercando di fare quello, cerchiamo di diffondere queste teorie che purtroppo in più non sono conosciute, come esempi di uomini come Sankara, di cui ci ha parlato Vittorio, democrazia diretta, di cui ci ha parlato Max, la truffa del signoraggio, così come non ci sono, che magari in questa sede non abbiamo trattato, delle istituzioni sovranazionali che ormai detengono le regole del potere, sono loro a fare, cioè il nostro voto che vada a finire a un partito di destra, a un partito di sinistra, ormai non conta quasi nulla, perché sono delle istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale, come il WTO, World Trade Organization, e altre meno conosciute come il gruppo Bilderberg, quindi magari queste cose andatele a vedere anche su internet, che sono loro che detengono il potere. Quindi che noi votiamo il partito di destra e il partito di sinistra purtroppo non cambia nulla, perché a sua volta questi partiti politici sono sotto il gioco di queste istituzioni sovranazionali che non sono state elette da nessun cittadino europeo o americano che sia. Per quanto riguarda
le sommosse spagnole che mi diceva Max, ma non mi pronuncio molto in merito perché ancora non si sa molto su questa cosa qui, però certo resta sempre il dubbio che spesso queste sommosse, tutti questi moti popolari siano sempre organizzati ad hoc, un po' come fecero, voi sapete ci sta un'ideologia che è quella del PNAC, Project for New American Century. Questo non è altro che un istituto americano di cui hanno fatto parte quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti, tra cui anche Bush, Clinton, eccetera, eccetera, che promuove proprio l'ideologia della supremazia americana nel mondo. Quindi fomentare guerre anche al solo costo di far sì che gli Stati Uniti siano la potenza principale nel mondo. E in questo PNAC, all'interno di questo sito, tra l'altro se lo trovate su internet c'è anche un po' quel sito, c'è un documento intitolato Rebuildings for New American Century, cioè ricostruzione del nuovo secolo americano, in cui c'è proprio scritto nero su bianco questa ideologia, che è un'ideologia dittatoriale, controfirmato da personaggi come Cheney, come Rumsfeld, come Jeb Bush, il fratello di Bush, dallo stesso Bush, quindi da tutti questi personaggi che noi votiamo, però magari non sappiamo che appoggiano ideologie dittatoriali del genere. E questo per quanto riguarda il PNAC, questo per quanto riguarda il Bilderberg. Il Bilderberg, per esempio, è un'istituzione segreta che molti non conoscono, in cui i grandi della terra, quindi politici, presidenti di multinazionali petrolifere, banchieri, si riuniscono una volta l'anno in un posto segreto nel mondo, che poi tanto segreto spesso non è, in cui però non possono accedere i giornalisti, solo loro possono partecipare, dettano le regole che poi diciamo verranno attuate nei mesi successivi a questo incontro, e poi si verificano. E guarda caso, molti personaggi, io avevo una lista, magari vi posso fare qualche nome, molti personaggi che hanno partecipato a questo gruppo Bilderberg dopo ottengono anche degli avanzi di carriera, mettiamoli così. Giusto per farvi dei nomi, hanno partecipato alla lista degli invitati di Bilderberg, che si chiama così perché prende nome dal primo hotel, che si chiamava Hotel Bilderberg, in cui per la prima volta si radunarono questi personaggi. Tra i nomi troviamo Giovanni Agnelli, George Bush, Kissinger, Clinton, ovviamente tutta la dinastia dei Rothschild sono ospiti fissi, Tony Blair, Wolfowitz, Romano Prodi, anche ha fatto parte del gruppo Bilderberg, Mario Monti, una carriera tra Goldman Sachs e Commissione Europea, Franco Bernabé, vicepresidente della Rothschild Group, che poi è andato a finire a Confindustria, Emma Bonino, convocata a Bilderberg nel 97 e poi guarda caso è diventata commissaria europea, Mario Draghi, che come sapete è un personaggio losco, che è in procinto ormai governatore della BCE, e tra l'altro il suo posto alla banca ha lasciato vuoto a Banca d'Italia, perché lui adesso andrà a fare il governatore della Banca Centrale Europea, e il suo posto sarà preso da un altro diciamo delinquente, che è Bini Smaghi, che è un economista da quattro soldi, che per lui valgono solo privatizzazioni a tutta forza e finanziare lacrime e sangue come quella che ha proposto al popolo greco. Padova Schioppa pure è stato come vedete sono tutti nomi abbastanza conosciuti, Tremonti lo stesso, tutti nomi abbastanza conosciuti che però spesso la maggior parte delle persone non sa nemmeno cosa sia questo gruppo Bilderberg, eppure lì sono i veri organi di potere in cui vengono prese le decisioni più importanti che poi influiscono sulla vita di tutti noi esseri umani. Quindi abbiamo queste istituzioni che non sono elette da nessuno di noi, perché nessuno è andato a eleggere dei membri del PNAC, dei membri della Commissione Europea. Io parlavo un po' di tempo fa con una persona, magari qualcuno la conosce, che è l'avvocato Marlo, lui è stato parlamentare europeo, e lui mi diceva che nel momento in cui stava in Commissione Europea lui non aveva iniziativa
potere di iniziativa parlamentare, cioè nel senso che se lui aveva un'idea e voleva proporre una legge non lo poteva fare, doveva aspettare la Commissione Europea sotto stretto controllo del Bilderberg che gli diceva quale legge poteva promuovere in Parlamento. Quindi questo vi fa capire come in realtà che noi votiamo un parlamentare sperando di mandarlo alla Commissione Europea perché faccia il nostro interesse, in realtà non lo può fare, perché sono parlamentari privati del potere di iniziativa parlamentare. Tutte le regole, tutte le leggi che si fanno passare passano solo perché lo vuole la Commissione Europea, perché a sua volta lo vuole il Club Bilderberg, governati e diretti da questi loschi individui che purtroppo non sono eletti da nessun popolo della Terra. Quindi viviamo in una situazione socio-economica in cui purtroppo il cittadino è soltanto vittima di questo sistema debito, mentre dovrebbe essere il protagonista, dovrebbe essere tutta la spesa pubblica dovrebbe essere indirizzata soltanto al suo beneficio. Invece lui in realtà non è altro che uno schiavo di questo sistema bancario e quindi ne subisce tutte le conseguenze negative del caso. Posso fare una domanda? Sì, come magari con il microfono. No, è che ho un amico islamico che mi ha raccontato che in Tunisia, subito dopo le rivolte e tutto quanto, è stata creata una banca islamica che ha detto sua, non l'ho controllato, la particolarità che dà prestiti senza chiedere interesse. È vera questa cosa? E lui praticamente mi ha detto, guarda, se questa cosa qua, adesso tu dici islamica, ma se te la metto qua a casa tua in Italia, lui è in Italia, facciamo entrambi parte dello stesso partito, quindi stiamo assieme, ci conosciamo, e però ho detto, se adesso la portiamo qua in Italia, il signoraggio lo mandava a fanculo in 2 secondi e abbiamo risolto tutto. E poi dopo c'era la particolarità di questa banca, cioè il fatto che dà prestiti solamente per determinate cose perché segue comunque le leggi islamiche, quindi magari non ti finanza, che ne so, chi produce birra o chi fa room night, cose di questo tipo. E poi un'altra cosa, adesso che mi metto questo, quindi non la so, e un'altra cosa che volevo chiedere. Avevo letto anche che probabilmente il motivo per cui si è deciso della guerra a Gheddafi era che lui aveva in mente di emettere moneta, dice che c'era sto progetto che se ne parlava in Libia. E poi un'altra cosa che se tu magari mi vuoi confermare, che dice che una delle cose grosse, degli interessi grossi che c'è sta in Libia, che è uno dei pochi stati che c'è ancora tanta acqua sotto il terreno a superficie. E dice che siccome a parte che adesso c'è la privatizzazione dell'acqua, quindi il futuro è andare a speculare sull'acqua. Se magari non potete confermare sta cosa, oppure sono informazioni su internet che poi magari non so bene, non so. Allora, per quanto riguarda la finanza islamica, sì, ti posso dire che loro seguono i dettami della Sharia, quindi in pratica secondo la loro religione non si può fare denaro utilizzando altro denaro, quindi per questo loro aboliscono gli interessi. Quindi se tu vai là e chiedi un mutuo di 100.000 euro, devi restituire 100.000 euro e basta. Ovviamente questo sarebbe un grosso danno, tant'è vero che una banca islamica voleva aprire una filiale a Londra, è stata boicottata al massimo, perché ovviamente una banca del genere ovviamente sarebbe un focolaio in casa, perché sarebbe presa d'assalto da tutti i correntisti. Quindi stanno cercando di fare in modo di evitare che la finanza islamica si possa diffondere in Europa così come in America. Per quanto riguarda la questione della moneta di Gheddafi, io pure ne ho sentito parlare, che lui voleva innanzitutto, come dicevo prima, creare questa sorta di alternativa al fondo monetario. Facendo questa alternativa al fondo monetario, che quindi avrebbe messo in scacco matto anche il dollaro come valuta di riferimento, ovviamente privilegiava questa valuta che voleva formare proprio Gheddafi, uno degli artifici, che poteva comunque essere di grande aiuto per tutti gli stati, per tutti i paesi africani. Quindi questo, più il petrolio, più anche il fatto dell'acqua nel sottosuolo, che pure io ho letto qualcosa a riguardo, ovviamente sono tutti degli elementi che sono serviti a boicottare completamente la figura di Gheddafi. Altra figura, attualmente le cronache ne stanno parlando, di Strauss-Kahn, ex presidente del Fondo Monetario, e di questo complotto, si parla di complotto perché
perché lui in realtà aveva promosso un po' di tempo fa quello di utilizzare una moneta non più ancorata al debito, cioè al dollaro, ma una moneta indipendente, quindi basata un po' sui tassi medi sia dell'euro sia del dollaro, da utilizzare nei vari prestiti che il Fondo Monetario concede ai paesi che si trovano in situazioni di difficoltà. Ovviamente poi, dopo questa affermazione che lui ha fatto ai giornali, parliamo di aprile 2011, ora siamo a maggio, è uscito fuori tutto questo complotto di questa violenza, che vabbè, poi verrà appurata se sia vero o no, però questo mi fa capire, comunque mi mette la pulce nell'orecchio, che molto spesso quando hai qualche idea che attacca i poteri forti, Fondo Monetario, la moneta, sistema debito, signoraggio, vieni subito stroncato automaticamente, quindi la tua figura mediatica viene rovinata, e se non si riesce a intaccare la tua figura mediatica, allora si passano a mezzi molto più, possiamo dire, letali, come è successo per Sankara, come è successo per Lincoln, come è successo per Kennedy. Sì, giusto chiedere una cosa io, ma è vero che un mese fa, magari rispondi dopo, disse che gli avrebbero fatto una roba, uno scherzetto del genere il direttore del Fondo Monetario? Allora, grazie a tutti i due interventi sempre. Solo una piccola cortesia, io ero rimasto per più in Italia al sistema di banca etica, non finanza etica, di banca etica. E ho letto sempre questa cosa, la finanza islamica, sul retro economia canaglia, dove parla appunto del tipo di finanza islamica. Tra i due sistemi, quello di finanza etica e quello di finanza islamica, qual è forse il più funzionale a, ecco, fare la parte nostra come occidentali per il resto del mondo, per il sud del mondo? Però parliamo di banca etica o di sistemi come banca etica rispetto a quest'altro. Banca etica, per esempio. Banca che in Italia si chiama banca etica, o sistemi di finanza etica, veramente etica, cioè non il Monte dei Paschi di Siena. Ora che fa finanza etica e poi fa carri armati, canoni reti, quello vabbè, cioè, investimenti di reale sviluppo per il paese che siano però dal punto di vista etico, quindi non facciamo un esempio, uno vuole investire e deve allora essere certificato con la società belga, credo che si chiami EGR, che è un ente di certificazione etico che dice che almeno non vanno a soldi, cannoni eccetera, ma vanno a vaccini, si va di bene, è una banca, sì. Quindi c'è sempre il signoraggio per questo, però voglio dire, se poi potevo dare i soldi, magari non agli agnelli. Grazie. Banchetti, ma non è un simbolo, no? Per un modo di gestire soldi eticamente. Beh, diciamo che anche nella finanza islamica si basa su, su un certo concetto della banca etica, perché anche loro, quando ti danno un prestito, vanno a vedere in realtà quel prestito a te che ti serve in realtà. Certo, io magari preferirei un connubio delle due cose, quindi eliminare gli interessi, perché loro comunque ci guadagnano, le banche ci guadagnano comunque, e poi ovviamente far sì che questi prestiti siano di reale sviluppo del paese in sé, perché se io devo vedere, tutto ciò va anche in contrasto con un articolo della Costituzione, che è l'articolo 41, che dice che in realtà ammette la proprietà privata, però tutte le imprese devono poi generare dei beni e servizi che siano utili alla collettività. Quindi se io apro domani mattina un'impresa che produce bombe, non è utile alla collettività. Se apro invece un'impresa che produce pane o quello che volete voi, faccio anche un beneficio alla collettività, oltre ad arricchirmi, quindi oltre all'aspetto lucrativo del fenomeno. Quindi sarebbe senza dubbio ideale un connubio tra le due cose, anche se di difficile realizzazione. Per quanto riguarda invece la notizia del Strauss-Kahn, lui proprio, mi ricordo, su Liberté, lui fece questa dichiarazione in cui disse probabilmente leggerete una notizia in cui mi ritroverete in un garage, io avrò violentato una ragazza. Ovviamente è cambiato il posto, è successo in un hotel invece che in un garage, però lui l'aveva predetto, no. Quindi questo lascia intuire che lui già sapeva che cosa andasse incontro, e poi effettivamente si è verificato, perché poi questi personaggi, quando dico questi personaggi loschi, io intendo chi sta ai vertici del Fondo Monetario, Bilderberg, WTO,
cercano sempre di screditare totalmente la tua persona nel momento in cui tu vai contro di loro, e quindi poi ti demonizzano e ti annientano sotto questo punto di vista. Se ci sono altre domande o magari do la parola a me. La domanda mia era, in pratica, per quanto riguarda il sistema economico-finanziario, è peggio il signoraggio o l'interesse? Nel senso, quando tu prendi un prestito e devi ridare i soldi addizionali di interesse, i soldi del prestito con riserva frizionaria o senza vengono creati, quelli degli interessi non vengono creati, quindi creano una mancanza che tu devi andare a prendere comunque nei soldi che ci sono in circolazione, però c'è sempre qualcuno che non avrà dei soldi, perché se tu devi distribuire soldi addizionali a soldi che non esistono, quindi alla fine li dovrai in qualche modo prendere nel sistema e quindi rubarli a qualcun altro. Quindi è peggio il sistema di riserva frazionale, quindi con il signoraggio in quel modo, o l'interesse stesso? Allora, per quanto riguarda, vabbè, io analizzo la situazione dal punto di vista dello Stato, no? Ovviamente la mole maggiore che lo Stato deve restituire, ti parlo in termini di massa monetaria, è quella dovuta al fatto del connesso al signoraggio primario, che sarebbe quella differenza tra valore nominale e valore intrinseco. Gli interessi, che sarebbero gli interessi sui titoli di Stato, in realtà ogni anno raggiungono una cifra intorno ai 70 miliardi di euro, 70-80 miliardi, cifra più cifra meno, che lo Stato deve restituire al sistema bancario. Sono delle truffe enormi, ma entrambi, quindi signoraggio primario, signoraggio secondario, alludo alla riserva frazionaria, ma ovviamente messi in proporzione in termini di massa monetaria, quello che grava di più il signoraggio primario, quindi proprio la creazione di questo denaro che viene fatto dal nulla effettivamente, che poi crea una massa monetaria che in realtà è una massa monetaria fittizia. Anche quando tu dicevi gli interessi, perché li devo andare a recuperare, quegli interessi in realtà non esistono, i soldi per coprire quegli interessi nel sistema monetario non esistono, nel senso che se tu chiedi 100 miliardi e devi restituire a fine anno 104, quei 4 miliardi non esistono nel sistema. Lo Stato li può generare in due modi: o aumenta la pressione fiscale, quindi aumenta le tasse e chiede più soldi ai cittadini, oppure per coprire quel prestito inizialmente chiesto deve per forza chiedere un nuovo prestito, quindi l'anno successivo anziché chiedere 100 miliardi chiede 104, quindi utilizzerà anche un surplus in più per coprire il debito precedente. Ed ecco perché il debito pubblico è sempre continuo escalation, perché lo Stato non riesce mai alla fine dell'anno a coprire tutto l'ammontare dei titoli di Stato che sono scaduti in quel determinato momento. Quindi non riuscendo a far fronte a questo vortice, perché qua parliamo di un vero e proprio vortice infinito che è quello del debito, è costretto sempre a chiedere nuovo debito, sempre in continuazione, per ripagare i debiti precedenti. Ed è quello che sta avvenendo anche adesso con la Grecia. La Grecia non riesce più a far fronte ai debiti che ha contratto finora e sta chiedendo nuovi crediti ancora all'Unione Europea, al Fondo Monetario, che attualmente per evitare il default, perché ai banchieri non interessa che uno Stato vada in default, ai banchieri interessa che uno Stato sia lì, si continua a indebitare, si continua a pagare quindi a queste istituzioni a delinquere, e adesso stanno parlando della ricapitalizzazione soft, così la chiamano, perché non hanno fatto altro che allungare le annualità dei titoli di Stato, ma tradotto è un modo solo per allungare il debito, ma sempre un paese schiavo del sistema bancario resta, così la Grecia, così come sta capitando attualmente il Portogallo, così come a breve si parlerà della Spagna e si dice che dopo la Spagna vorrebbe toccare anche a noi. Passo la parola a Vittorio? Non so se... Infatti volevo fare una domanda anche... Sì. Una domanda adesso che un po' tocca tutte e due. Praticamente invece per quanto riguarda la stessa situazione negli stati africani, come vengono aiutati
noi occidentali ogni tanto diamo degli aiuti finanziari, giusto? E praticamente il succo è, avviene la stessa cosa, nel senso che i soldi che diamo tornano indietro perché loro sono debitati con noi, oppure c'è un cambiamento? Perché mi ricordo un po' di tempo fa ci fu un movimento tra cui c'era anche gli U2, c'erano parecchi cantanti anche italiani, che era il movimento di azzerare il debito, no? È cambiato qualcosa oppure no? Almeno da quello che sapete, quello... Il due è tipo buono, quello che si vede sempre come Rockefeller, no, c'è quello, no? Il movimento c'era, non so se è cambiato qualcosa oppure no. La campagna di annullamento del debito l'ha fatto pure Jovanotti, se non mi sbaglio, sì, parlava di annullare il debito, sì. Beh, in paesi africani la situazione non è che cambia molto, perché i paesi africani sono sempre... fanno parte del fondo monetario. Quando c'è una crisi e il fondo monetario interviene in quei paesi, anche nei paesi africani, quindi loro sono sempre sotto il controllo Bilderberg fondo monetario, hanno la stessa purtroppo identica situazione, anzi spesso hanno dei casi di corruzione ancora maggiori rispetto a quelli europei. Si dice che la Somalia sia il paese più corrotto al mondo. E hanno sempre una struttura basata sul debito, quindi purtroppo anche per quanto riguarda la missione dei paesi africani abbiamo sempre un sistema basato sul debito, che quindi genera sempre questo vortice infinito da cui non ci si riesce a liberare. Sì, diciamo, io posso dire che ho avuto la fortuna nei miei studi universitari, io non ho fatto economia, però facendo giurisprudenza un mio professore di diritto internazionale era Danilo Zolo, che non so se qualcuno di voi lo conosce, però diciamo, è stato uno dei massimi esperti italiani della filosofia del diritto internazionale, e con lui abbiamo avuto modo di fare molti seminari, molti dibattiti appunto sui temi che riguardasse un po' l'ordine mondiale, no? Il contrasto fra cosmopolitismo, relativismo, realismo, eccetera. E appunto uno dei temi caldi era appunto quello degli aiuti internazionali, aiuti che da molte persone sono viste sia qua appunto dalle tesi realiste, sia là in Africa sono viste, come dicevo prima, come niente meno che una nuova forma di colonizzazione, come qualcosa che non aiuta quegli stati. Nella mia opinione questo qui succede soprattutto con gli aiuti di tipo finanziario, perché sono poi quegli aiuti che vanno a istigare fenomeni come la corruzione, e sono poi degli aiuti che mai o quasi mai arriveranno ai popoli di quelle nazioni, ma ovviamente andranno solamente a foraggiare delle determinate classi politiche, anzi assoggetteranno ancora di più quelle classi politiche alle scelte che fa l'Occidente. Penso che il discorso da fare sia diverso per quel che riguarda ovviamente gli altri tipi di aiuto, che sono quelli ovviamente delle organizzazioni internazionali, anche se riconosco che dibattito c'è anche sotto questo punto di vista qui, perché ci sono alcuni che dicono che provo a entrare nella loro teoria, se abituiamo questi stati a ricevere degli aiuti nostri, magari di stampo anche occidentale, appunto in modo l'agricoltura industriale o altre tecniche nostre, non permetteremo mai a questi stati di svilupparsi dal loro interno, quindi di crescere come abbiamo fatto noi secoli fa. E quindi diciamo anche questa qui sarebbe una forma in cui il risultato finale sarebbe quello di limitarli, io non so se è così, però so che sicuramente il subdolo aiuto finanziario è quello sicuramente più pericoloso, è quello su cui probabilmente l'Occidente marcia per continuare anche a favorire classi politiche ferme che impediscono ovviamente la crescita di quegli stati. Innanzitutto volevo ringraziare il vostro intervento e l'associazione, perché mi permette di conoscere delle cose che altrimenti non verrei a conoscenza, perché penso sapete tutti che veniamo insomma abbastanza indirizzati a non occuparci, no, di stare possibilmente bene, quando stiamo bene noi che ce ne frega del resto, no? Poi queste cose non ci toccano, ci passano sopra, no? Invece quello che hai detto praticamente quasi tutto, però l'unica cosa che non so, quindi non ho mai visto, mai stuzzicato,
C'è stato un periodo in cui non abbiamo avuto indebitamento, cioè io dagli anni 60, perché sono nato nel 61, già i miei e già mia nonna credo che se avesse avuto dei risparmi mi diceva sempre farei i buoni del tesoro, no? E quindi già parlavano, già in quel momento negli anni 60 c'erano i titoli di Stato, no? Mi parlava di BTP, questi a lungo termine, no? C'è stato un momento, cioè da quando è nato il debito pubblico, se c'è nato, se ce l'abbiamo sempre avuto, se puoi chiarirmi su questo.